Il Consiglio approva a maggioranza la risoluzione sull'attività 2023 del difensore civico della Toscana. La risoluzione è stata presentata in aula dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali, che ha evidenziato i risultati raggiunti e l'impegno a continuare a sostenere l'azione del difensore civico regionale. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione che esprime un parere favorevole rispetto all'attività del difensore civico regionale nel corso del 2023. In particolare ci si è soffermati sull'intensa attività di analisi delle istanze presentate dai cittadini toscani, oltre 1.600 nel corso del 2023, che hanno comportato importanti approfondimenti sia di carattere normativo che giurisprudenziale da parte della dottoressa Annibali e dei funzionari del difensore civico regionale. Importante è anche l'attività svolta per far conoscere a tutti i cittadini toscani l'Istituto della Difesa Civica, non soltanto attraverso il rinnovo delle convenzioni con le province per gli sportelli territoriali del difensore civico, ma anche con l'avvio delle procedure per l'apertura di nuovi sportelli. In particolar modo si è consentito, proprio per agevolare la diffusione dell'attività del difensore civico nel territorio toscano, l'automatico e tacito rinnovo delle convenzioni che sono in essere. Inoltre è proseguita in maniera importante l'attività di conciliazione sia in seno all'autorità idrica toscana sia per quanto riguarda il contributo apportato dal difensore civico regionale alle commissioni miste conciliative istituite presso le ASL per quanto riguarda le controversie in ambito sanitario. Peraltro il 2023 è stato un anno importante di rilancio della difesa civica anche a livello di immagine. È stato infatti completamente rinnovato il sito del difensore civico regionale, è stato creato un nuovo slogan e anche un nuovo logo. Il tutto allo scopo di rendere maggiormente identificabile e fruibile dai cittadini toscani il compito, la funzione che il difensore civico esercita sul territorio regionale a tutela delle esigenze e delle necessità dei cittadini. Favorevole alla risoluzione, Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Esprimiamo un forte apprezzamento al lavoro della difensora civica Lucia Annibali e anche una forte soddisfazione. Era mia la proposta di nominarla difensore civico della Toscana e a seguito del lavoro svolto trovare praticamente tutto il Consiglio regionale unanime nel sostenere l'attività svolta è anche un elemento di soddisfazione e di credibilità. Ero convinto che potesse occupare questa posizione con grande imparzialità, con grande competenza e credo che insomma il tempo stia dando ragione a quella proposta, a quella stagione che fu anche un po' delicata rispetto a questo percorso di nomina, ma che oggi col passare del tempo dà valore anche e senso a una proposta importante che è anche un punto di riferimento per molti cittadini che fanno istanze, un livello di garanzia, di imparzialità e nel contempo stiamo chiedendo che possa anche essere un soggetto propositivo, che possa anche essere di stimolo per tutto il Consiglio regionale nell'adottare degli atti che vengono richiesti dai cittadini. I gruppi della Lega, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto si sono astenuti. Abbiamo potuto leggere la relazione del difensore civico anche quest'anno e l'abbiamo trovata rispetto agli scorsi anni nella citazione degli esempi un po' più generica e meno puntuale. Riteniamo la difesa civica una conquista fondamentale perché permette di risolvere in via stragiudiziale diverse questioni che sono veramente importanti, di ridurre i contenziosi amministrativi e giudiziali e quindi far risparmiare denaro prezioso alla pubblica amministrazione. Certamente uno strumento che va fatto conoscere di più. Come consiglieri regionali dobbiamo dare il nostro contributo a riguardo. Invece constatiamo che per quanto riguarda gli uffici locali della difesa civica sostanzialmente sono rimasti gli stessi dello scorso anno, quindi dobbiamo fare veramente uno sforzo in più al di là delle mere annunci e delle mere intenzioni di principio che sono poi state ribadite nella proposta che è relativa appunto all'atto del difensore civico che ha visto la nostra astensione. Occorre investire anche in termini di maggiori collaborazioni tra la difesa civica e ANAC e anche Corecom, questo ai fini del
della trasparenza e ai fini appunto della risoluzione dei contenziosi con le compagnie telefoniche. Noi abbiamo la convinzione che si debba investire in termini di personale, di risorse, e dobbiamo crederci nella diffusione della difesa civica, proprio perché è uno strumento quanto mai prezioso che consente ai cittadini di avvalersi per risolvere dei problemi che vanno dalla urbanistica al lavoro, alla previdenza, alla sanità, anche per diversi consiglieri comunali per l'accessibilità agli atti amministrativi. Cerchiamo di investire in termini di risorse, in termini di personale, perché questi strumenti di tutela sono al servizio di tutti i toscani. Il difensore civico è una figura estremamente importante. Mi sono astenuto per la semplice motivazione che può fare di più, nel senso che bisogna anche noi dargli gli strumenti per poter fare di più, ma la genericità che abbiamo riscontrato, che ho riscontrato in questa relazione, non mi permette di poterlo aiutare. Cioè, lui fa riferimento a oltre 200 casi che si sono rivolti a lui per la sanità, che poi è la materia di cui io mi occupo principalmente, ma questo da una parte mette in evidenza le criticità che noi come opposizione abbiamo sempre riscontrato a questa sanità toscana, dall'altra però non parla di territori, di quali territori hanno avuto le criticità maggiori, in quale caso si sono verificate le criticità, per che cosa, sì, le liste d'attesa, ma è troppo generico parlare in questo modo, perché se avesse al limite anche contattato, proprio in uno scambio reciproco di informazioni e di collaborazione, il consigliere regionale che viene eletto su quel territorio, avremmo potuto lavorare di sponda per poter risolvere queste cose. La violenza di genere è affrontata da prospettive diverse, storica, economica, psicologica. Per l'evento Lividi Invisibili, organizzato dal Parlamento regionale degli studenti della Toscana, 400 giovani si sono riuniti presso il cinema della Compagnia di Firenze per sensibilizzare sul tema, accendendo i riflettori sulle tante facce della violenza di genere. Per la Regione ha partecipato la Presidente della Commissione Pari Opportunità, che ha sottolineato l'importanza di lavorare con i giovani per invertire una rotta pericolosa. È importante perché insieme a loro dobbiamo veramente costruire quella cultura di genere che in qualche modo blocchi tutte le forme di violenza per tutti i generi. Quindi è importante che i ragazzi abbiano consapevolezza e coscienza di quello che sta succedendo e insieme lavorare per fermarlo. Solo in questo modo si può invertire la rotta. Loro hanno veramente un grande compito, quello di non voltarsi dall'altra parte e di fare in modo che ogni situazione di violenza, di discriminazione nei confronti delle donne, nei confronti di tutti i generi, debba essere fermato, devono essere in grado di fermarlo e anche di conoscere la rete importante antiviolenza che esiste nella Regione Toscana e chiedere aiuto quando è il momento di chiedere aiuto. È un evento per sensibilizzare gli studenti sul tema della violenza di genere, un tema che ci sta a cuore perché, come sappiamo, nel 2023 ci sono stati 120 femminicidi, 120 donne che sono state uccise da un ex marito, da un ex partner, anche da un familiare addirittura, soltanto per il fatto di essere donne. Solo che il femminicidio è soltanto un atto estremo, è l'apice di comportamenti, atteggiamenti che sembrano ormai radicati nella società, ma che sono egualmente sbagliati, ed è per quello che nel nostro evento vogliamo concentrarci sul tema della violenza di genere, però vista da diverse sfaccettature. Parlare di violenza di genere per me significa parlare di uno spaccato della nostra società che è messo nell'ombra di casi singoli, quindi si pensa che la violenza di genere in qualche modo sia lo stupro piuttosto che il marito, il compagno che compie violenza nei confronti della donna che dovrebbe essere presumibilmente quella amata, ma è molto di più. Con questo evento, come Parlamento degli Studenti, vorremmo dare delle linee diverse, quindi la violenza che c'è stata nei confronti delle donne dal punto di vista storico, come dimenticanza del loro ruolo importante all'interno della Resistenza e all'interno di quella che è stata
la costruzione dello Stato italiano, ma allo stesso tempo la violenza che viene perpetuata e di cui meno si parla, che è la violenza economica, perché non è una privazione di libertà soltanto quella in cui viene tolta la vita, non è soltanto quella nella quale una donna si trova in catene soltanto fisicamente ma anche psicologicamente, e laddove la gestione del denaro è soltanto in mano all'uomo è praticamente impossibile uscire da una situazione anche di violenza psicologica o fisica. Il Parlamento degli studenti si è poi affidato alla collaborazione con l'Istituto Storico Toscano della Resistenza, le rappresentanti del Centro Artemisia e la Global Thinking Foundation. È un'iniziativa importante che parta dai giovani, è un segnale significativo. L'Istituto può portare il suo contributo di conoscenza perché purtroppo la violenza in generale e la violenza di genere in particolare non è una novità del nostro tempo, anzi proprio la consapevolezza del radicamento di stereotipi, di convenzioni e di pratiche nei secoli e in particolare nei contesti di guerra credo serva a capire la gravità del problema, la difficoltà nell'affrontarlo, ma l'urgenza di intraprendere tutti, uomini e donne, un'azione chiara per contrastare ogni forma di violenza. Artemisia sul territorio da 30 anni lavora contro la violenza di genere, contro la violenza sulle donne, sui bambini e sulle bambine. E oggi vogliamo stare con i ragazzi, le ragazze, per parlare di questa importante piaga della nostra società e vogliamo ascoltare le loro domande, vogliamo far emergere gli stereotipi che ci sono dietro a questa realtà, stare vicino a loro, rispondere a tutte quelle che sono le loro curiosità, quelle domande che di solito non hanno una risposta e vogliamo essere lì per poter pensare insieme a loro, ragionare e immaginare una realtà diversa, una società, una cultura fuori dal patriarcato e da queste dinamiche violente di potere e controllo. Una mostra dedicata alle opere di Leonardo Cherubini, artista toscano di assoluto rilievo, che propone una pittura poetica ed emozionale. La mostra è stata inaugurata nello spazio espositivo Carlo Zeio Ciampi di Palazzo del Pegaso e dopo i saluti istituzionali del vicepresidente del Consiglio regionale sono intervenuti l'artista e la curatrice Maria Giovanna Cutini. Sono particolarmente contento che questa mostra oggi venga inaugurata. Lasciatemi dire, una mostra che è stata voluta da più soggetti anche del territorio perché ci credevano fortemente nell'arte di Leonardo Cherubini e oggettivamente vedere così bene abbinati, ecco, i colori, diciamo, di questi quadri in questi saloni così suggestivi assolutamente è la testimonianza che chi ci ha creduto ha fatto molto bene. È una mostra molto importante qui in questa sala prestigiosa, siamo alla Sala del Pegaso qui all'interno del Consiglio regionale per la Toscana, all'interno del centro storico di Firenze. Ma una mostra importante, Leonardo Cherubini è un artista toscano, nasce a San Giovanni Valdarno ma vive a Reggello con la moglie e due figli dove convive appunto con la sua bottega d'arte. Leonardo Cherubini non ha una formazione prettamente artistica in quanto si iscrive al liceo linguistico e è laureato dal 92 presso l'Università degli Studi di Firenze in architettura, quindi dove svolge la professione di architetto, ma da una vita si occupa di arte, da oltre 20 anni si occupa di pittura, l'arte è il suo grande amore, amore che gli viene trasmesso dalla zia materna fiorentina che lo accompagna nei colori, nelle luci, nelle forme e quindi questo amore per la pittura più che l'architettura, mi dice Leonardo, in quanto per quanto riguarda l'architettura, nell'architettura è legato a degli schemi, a delle regole, a dei vincoli, con la pittura è libero, la libertà, il tempo, la dimensione temporale. È una sensazione bellissima, anzi devo ringraziare tutti coloro che mi hanno dato una mano a fare questa, ad allestire questa mostra e in una location così prestigiosa, cioè qui siamo proprio al centro, no, dell'arte, davanti abbiamo Palazzo Medici Riccardi, di là abbiamo il Duomo, cioè qui siamo al top. E la sensazione è bellissima anche perché gli spazi sono veramente adatti a questa esposizione, abbiamo cercato di mettere insieme
i due periodi che sostanzialmente contraddistinguono la mia attività, cioè il periodo più figurativo che risale a qualche anno fa e il periodo invece più materico in cui poi la realtà si va a disperdere quasi in una serie di colori, forme piuttosto che materie. Però abbiamo voluto fare un qualcosa di in qualche maniera integrato, cioè non una sala tutto figurativo, non una sala tutto materico, ma in modo da dare anche a chi viene poi a visitare, a vedere, una, diciamo, un qualcosa che non stanca, che non è ripetitivo. E mi sembra che comunque ci siamo riusciti e che il risultato sia di grande soddisfazione.